L'effetto boomerang delle dichiarazioni di Nichi Vendola sulle comunali a Taranto si propaga come in un gioco di specchi moltiplicatori dalla trincea dei circoli democratici. Nelle 10 sezioni cittadine chiamate a pronunciarsi su programma e coalizione è passata finora la linea del sì alle primarie e tra quelli che si sono già espressi la maggioranza più consistente è stata quella uscita dal circolo pelilliano del Borgo. 4 su 10 si diceva le sezioni del PD che hanno espresso in assemblea il proprio parere, i circoli di Talsano, Borgo, quartieri Tamburi e il circolo Cannata. I democratici dunque vanno in pressing sui vertici provinciali e su quelli regionali a sostegno delle primarie per la scelta del candidato di sindaco di centrosinistra. L'imprimatur di Vendola al sindaco Stefano, che ha spazzato ogni ipotesi di candidatura alternativa e sbarrato la strada alle primarie di coalizione, ha avuto l'effetto nel PD di ricompattare la base o un largo strato di essa intorno alla necessità del test preelettorale. Un effetto boomerang che è partito dalle dichiarazioni del segretario regionale Sergio Blasi immediatamente dopo le parole del leader nazionale di SEL si è propagato fino alla base e alle trincee dei circoli passando per amministratori e consiglieri. I circoli insistono dunque nel chiedere al PD di Taranto di respingere ogni ingerenza e pressione politica da qualsiasi parte provenga tendente a mortificare la volontà democratica degli elettori tarantini che intendono invece scegliere il proprio candidato sindaco alle prossime elezioni. Un testa a testa tra PD e SEL che continua. La sfida è solo all'inizio.